Ciao a tutti ragazzi, io e Piccettino siamo qui dopo aver sbollito un po'. Vi ricordate, ho fatto uno short su, su YouTube su questo album. È uscito il 17 novembre, è eh, lo speciale di Dragonero: 128 pagine a colori, 7,90 euro. In cui abbiamo 66 pagine di fumetto, bello, eh, per carità. Tutto il resto sono illustrazioni, è una specie di archivio, è una specie di gallery, come viene definita, di illustrazioni che dovrebbe approfondire il mondo. Vabbè. E insomma, secondo me non è stata bellissima come scelta. Partiamo però dall'inizio. 7,90 euro, uno speciale. Copertina e colorazione di copertina di Giuseppe Matteoni, che fa un bellissimo lavoro, per carità. C'è Mirva, c'è Ian, sono. Molto riconoscibili, certo. Mirva non è bellissima, devo essere sincero. Si è un po' forse la, eh, richiama molto la prima Mirva, che era un pochino più passatemi il termine bruttina, ma non di disegno, proprio come fisionomia. Probabilmente avevano fatto una scelta di non farla eccessivamente bella. Era un po' arcinetta ecco. E qua riprende un po' quello stile. Oggi, se guardate Mirva e guardate questa, si sì, capite che lei, però c'è una sorta di plastica facciale in cui l'hanno resa molto più bella nel vero senso della parola. Ciò non toglie che la copertina è molto divertente, molto bella. Si chiama Sole Rosso, dietro ci sono delle ombre, c'è questo muro, loro sono chiusi in una specie di, come posso dire, direi trappola, però non è corretto. Sono in una situazione molto brutta e ragazzi, vi fa venire voglia di capire che succede. È qualcosa che... è ok. Che succede ai nostri eroi? Perché sono bloccati lì? Yan è come al solito un macellone, come è tornato un po' al vecchio stile, Matteoni l'ha inventato praticamente graficamente, quindi ci sta. È tornato un po' lo Yan iniziale, che si era un pochino perso se pensate all'ultimo Yan. Qui davvero mi, mi piace perché è una copertina abbastanza iconica, diversa da quello che abbiamo visto di recente, e quindi ci sta, ci sta. Come speciale mi piace, certo, ogni disegnatore porta la sua, lo speciale... Da adito anche a interpretazioni diverse, l'abbiamo visto. Questo è un qualcosa di unico, mi piace. Quindi, Bentornato Matteoni, bella copertina e bei colori. Complimenti. Pubblicità in seconda di copertina con Zanni Acciaio, che è il volume ristampa deluxe di una storia di Dragonero. Quindi, se lo volete, lo trovate in libreria. E poi abbiamo. Non c'è un nome, la rubrica dello speciale. Però ci dicono una cosa molto carina. Il nostro Luca Barbiere ci dice ricordatevi, Dragonello il Ribelle numero 30, l'esercito del male, disegnato da um, Nuti. In cui c'era c'era praticamente questo pezzettino in cui si diceva che Gane e Mora and erano andati a, a recuperare lungo una cittadina fluviale, una, una missione per recuperare genericamente delle mappe. Non è stata approfondita. Ora Qua ci viene fatta vedere che cosa è successo durante quella missione ed è molto molto interessante ragazzi, è una cosa carina, no? è un giochetto molto simpatico, uh, sinceramente è bella come cosa, bella, bella perché ti va a chiudere un piccolo buco, a far capire come il mondo dragoneriano non lascia niente di... Di non incastrato, cioè ogni cosa, ogni piccolo dettaglio ha poi una sua spiegazione, una sua incastonarsi in questa mega narrazione. Quindi questo speciale ha questo tipo di fruizione, ha questo tipo di scopo. Certo, eh, tutta la parte degli extra con la gilda del sole rosso, che sono i cartomanti, i che sì, cartografi, cartografi, i cartografi. È interessante per carità, però non lo so, sinceramente mi sembra un po', un po sprecato tutto questo spazio. Cioè, io da lettore di Dragonero, per carità, apprezzo tutto, però preferisco leggermi le storie. Colpa mia che non mi sono informato che lo speciale sarebbe stato così. Però sicuramente trovarsi 66 pagine di fumetto, che è meno di un album mensile normale di Dragonero, pur che sia colori, e trovarmi l'altra parte che... Bello finché si vuole, tutto bellissimo, però non lo so, non... tuttora non, non mi sento soddisfattissimo di questa cosa, ecco, forse data la situazione avrei fatto pagare meno lo speciale, scusatemi, ma l'avrei messo a 5,90 euro in modo tale da giustificare le minor pagine di fumetto e le pagine così che si sì, sono belle da vedere ma vi scorrono proprio davanti. Forse avrei adeguato il prezzo a un'offerta che non è... Propriamente la canonica. È brutto questo, questo extra, no? Ragazzi, è uno spettacolo per gli occhi, per carità, eh, perché sono belle, però sono un tipo di fruizione che non a tutti può interessare, cioè magari qua facevi un artbook a parte, un secondo Atlante, qualcosa del genere, in libreria la gente interessata andava a prenderlo. Questa è, una, è un qualcosa che magari non a tutti interessa. Come approfondimento ci sta, come interesse generale forse no. Parliamo un po' della storia ragazzi, beh la storia, la storia disegnata da Giuseppe Matteoni e colorata da Paolo Francescuto, e fa paura, cioè fa paura, tanto è bella, è inquietante, è spaventosa, ci sono i non morti, c'è Mirva, c'è l'utilizzo dell'ambiente circostante a Lauendart, non so come si pronunci, ma è bellissimo davvero. C'è una piccola frasetta di, di Gmore che è bellissima, cioè ragazzi c'è una scenetta simpatica. Io posso dirvi che mi sono divertito a leggere questa storia, a guardarla soprattutto, c'è anche una scena inquietante, io posso dirvi che è bella davvero, cioè bella ma bella tanto, cioè da sfogliare, da rimirare, è bella davvero tanto. Questa se la prendete, gli cambiate la carta e la mettete in un cartonato è già pronta, davvero ve la apprezzate da Dio, complimenti davvero, ben ben fatta, la tavola di apertura è mozzafiatante. La storia di Stefano Vietti è un ciccinino più banale se mi passate il termine, nel senso che c'è una missione, Mirva intercede, vediamo dei rapporti di forza con ancora sotto le aria. Vediamo comunque che certe zone si sì sono imperiali, ma non credono nell'impero. Insomma, vediamo i rapporti politichese che sta intrinseco in questa saga. Vediamo anche vita quotidiana ben fatta, ben scritta. E soprattutto vediamo un primo assaggio di non morti, ragazzi. Hieranas, la sua parte con i non morti, qua colpisce duro. E vediamo che cosa succede in questa cittadina. Vediamo come si affrontano. Vediamo la scelta che fanno. Vediamo anche Ian Stratega, le tattiche che ci sono. E vediamo la difficoltà. Quindi qua abbiamo un primo assaggio di un assalto di non morti. Che è tanta roba, ragazzi. Poi pensate a come si è sviluppata la saga. Fate 2 più 2. Pietti. Gioca su un terreno abbastanza semplice, passatemi il termine, perché comunque è la lotta per la sopravvivenza in una situazione che abbiamo già visto come si è conclusa nel mensile, però qua la vediamo nascere, la vediamo all'inizio proprio, ed è tanta roba, cioè è proprio un entertainment bello, ve lo leggete, vi scorre sotto gli occhi, le 66 pagine sono giuste per questo tipo di racconto, fosse stato allungato da 128 in parti, sarebbe stato forse stucchevole. Quale 66 pagine sono proprio ben fatte. Forse era quasi un albo da mettere come specialino, come bis in miniatura. Non lo so, però ci sta, ci sta molto. Mi piace, mi piace perché chiude un piccolo buco di cui magari si poteva anche soprassedere, nessuno poteva mai chiedervi nulla. Ma voi avete deciso di chiuderlo bene, ci sta e decidete di farlo dando un tipo, di, un tipo di prodotto molto molto interessante. Ecco, io posso dire che Stefano Vietti ha fatto un bellissimo lavoro. Ragazzi, mi lascia un po' a rammarico per questa seconda parte, vi dicevo che non mi ha convinto totalmente, quindi il pacchetto non mi ha convinto totalmente per il prezzo pagato. Però, devo essere sincero, la storia è gradevolissima, è molto bella, è ben fatta, è entertainment fatto bene, si incastra bene, quindi Dragonero mantiene, pur per la prima volta, in un'incertezza totale mia, in una soddisfazione non al 100% per il prodotto che è in mano, tiene comunque veramente al alta la, la bandiera della qualità delle storie, ecco. Quindi è uno speciale che vi consiglio? No, perché 7,90€ secondo me sono un po' fuori fuori scala o meglio se siete un completista uno di quelli che vuole tutto che avessero fatto anche l'albo con le pagine bianche con solo le facce di Gmore sopra l'aveste comprato allora questo albo è per voi la parte dietro di, di illustrazione è molto bella la storia si lascia molto ben leggere però se siete coloro che amano il fumetto dragonero probabilmente per i 7,90 7,90€ che, eh, che vi viene chiesto di pagare per questo albo le 66 pagine Stanno bene, è una bella storia, ma probabilmente avreste detto mettete, era meglio averne due di storia a questo punto piuttosto che queste illustrazioni. Quindi qua il grado di soddisfazione sarà correlato al vostro grado di dragonerianità di completisti. Mio, ne, avrei preferito forse due storie, devo essere sincero. Eh, due, due storie da 66 pagine sarei stato molto contento. Quella che ho letto mi è piaciuta. Quindi se lo trovate... Ok, però prima volta lo dirò: se ho trovate un mercatino delusato, se proprio proprio non li volete spendere, non cadete male. Spenderli per provare Dragonero, secondo me no. È meglio comprarsi una regolare, è meglio andare in libreria a prendere un cartonatone, è meglio ricomprare i brossurati che sono usciti in libreria piuttosto che questo singolo speciale. Bello, ma per il Dragoneriano, ecco Dragoneriano Doc Spero vivamente adesso passate, spero vivamente che non ci siano più esperimenti di questo tipo. O meglio, la prossima volta mi informerò meglio io per, prima di comprare, tanto l'avrei comprato uguale. Però capitemi che, come l'ho visto, non sono stato totalmente soddisfatto. Perciò, disegni storia per quello che c'è, promosso. Molto bello, pacchetto, uno zenzino meno promosso. Comunque lo trovate ancora in edicola, potete sfogliarlo e decidere voi stessi se volete o non volete questo tipo di pubblicazione. O meglio, questo tipo di pubblicazione a 7,90 euro. Dragonero, comunque, è sempre in edicola ed è una garanzia su quello che leggete. Eh? È il fantasy ben scritto e ben disegnato.